grazie, grazie Presidente. Io la, preavviso che no, non darò dello scemo a nessuno, però, però ci tengo, ci tengo. Onorevole Maniero, non pensi di giocare con me? No, prego. No, no, io le ribadisco, manterrò, scusi, io manterrò il vocabolario più corretto in assoluto, ma non voglio che questo venga scambiato come morbidezza nei confronti, secondo me, della gravità politica di quello che sta succedendo. Quindi con parole garbate esprimerò quanto trovo ributtante quello che sta succedendo. Ecco, perché prima qualcuno ha fatto, il bravo collega Raduzzi ha fatto delle osservazioni. Ha fatto delle osservazioni riguardo a quella che secondo noi non è una conquista del centrodestra. Io farò altrettante osservazioni riguardo al fatto che anche nel centro-sinistra secondo me c'è da restare basiti. Mi ha colpito perché ho trovato una interrogazione al Ministro delle Finanze di qualche mese fa, fatto da un collega di Italia Viva, che giustamente è preoccupato perché era venuta la Brexit e quindi l'Agenzia delle Entrate ha segnalato che l'imposta sugli immobili italiani con immobili all'estero, in particolare nel Regno Unito, sarà valutata sui valori di mercato. Giustamente il collega si preoccupa e descrive questo ipotizzato aumento come un aumento improvviso esponenziale dell'imposta per migliaia di contribuenti risparmiatori italiani. Ecco, lui ha ragione, sa però cosa? Noi siamo preoccupati anche per i milioni di italiani che la casa non ce l'hanno nel Regno Unito, ma ce l'hanno in Italia e avranno più tasse per colpa di questa riforma. Grazie.